L'ultimatum dato dal comune alla ditta appaltatrice La Rica di Somma Vesuviana per l'avvio del servizio di refezione scolastica scade domani, ma in tavola i 900 studenti delle scuole sulmonesi non troveranno apparecchiato. I pasti, ormai da giorni, se li devono portare da casa, almeno i più grandi a cui è concesso, perché nonostante la mensa dovesse partire il 1 ottobre, non c'è ancora un contratto firmato e soprattutto perché ad oggi la concessionaria non ha un centro di cottura autorizzato. Visto che la scuola ha messo una grossa pezza in quelle che sono state le inadempienze da parte del comune di Sulmona e adesso i genitori vogliono delle risposte, non bastano più le chiacchiere, ci vuole certezza, i genitori sono stufi. La Rica, in fase di gara, assegnata a giugno scorso per 3 milioni di euro, aveva infatti indicato come cucine quelle di un ristorante di Bugnara, poi rivelatosi inadeguato. Di qui il tentativo, a dire il vero piuttosto tardivo, di spostare pentole e mestoli nella cucina della clinica San Raffaele, dove già gestisce la mensa. Anche qui, però, ieri è arrivato il diniego della Regione, secondo cui quel centro cottura è autorizzato in base alla legge 32, quella sugli accreditamenti sanitari, destinata insomma ai pazienti, tutt'al più ai loro parenti, e non può quindi portare fuori dalla sbarra di Via dell'Agricoltura pietanze di alcun genere. Noi viviamo un disagio che non ci è stato neanche comunicato dall'ente del comune, ma ce lo siamo trovati all'improvviso, perché ovviamente ci siamo ritrovati in una situazione che secondo me è sconvolgente. Il risultato è che gli studenti restano al momento senza mensa, quelli delle materne senza neanche il tempo pieno, i genitori disperati e i lavoratori preoccupati. Sì, perché prima che il comune riesca a sciogliere il bandolo della matassa, 31 addetti che sarebbero dovuti passare dai vecchi concessionari al nuovo sono stati sospesi dal lavoro e senza stipendio. Per questo oggi la CGIL si è rivolta al prefetto, paventando anche un'interruzione di pubblico servizio e annunciando di essere pronta alla protesta al fianco delle famiglie che nel frattempo si stanno organizzando. Al comune ora l'urgenza e l'obbligo di risolvere celermente la situazione, forse con un affidamento diretto temporaneo ad altro concessionario, che però verosimilmente porterà ad aprire un pericoloso fronte giudiziario. D'altronde ricorre in questo caso il carattere d'urgenza, come se l'apertura della scuola, come un uragano, fosse arrivata all'improvviso. Il comune non può fare come vuole ogni volta. Se ha delle scadenze deve rispettarle anche lui, se non le rispetta deve quantomeno dare delle spiegazioni, perché telefonando agli uffici poi non si riceve nemmeno risposta.